Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono Francesco, oggi siamo qui per parlare di due novità assolute di Casa Blackstar, ovvero la nuova linea St. James. Oggi ci sono un sacco di cose da dire, cercherò di essere breve, ma parto subito con ricordarvi che il video esce collegato al numero di Guitar Club di maggio con Alex Lifeson in copertina. Se però vi siete persi i precedenti guitar con il nuovo formato XL, più grande, più grosso, più bello, più tutto, lo potete tranquillamente recuperare tramite il nostro shop online. Link in descrizione e se volete la versione digitale vi lascio il link in descrizione anche per la variante Ridley. Entrambe le testate della serie St. James hanno due canali, clean, drive ovviamente, un boost sulla EL34 attivabile anche tramite foot switch o tramite questo switch che troviamo qui, sulla 6L6 invece lo switch che qui attiva il boost attiva invece un secondo voicing dedicato proprio anche al tipo di carattere dell'amplificatore, una sorta di taglio di equalizzazione diverso, anche un po' più compresso devo dire. Su tutti e due i modelli troviamo un master volume, volume dedicato per ogni canale e un equalizzatore a tre bande, bassi, medi e alti. Sul pannello frontale troviamo infine lo switch per l'attenuatore di potenza integrato in entrambi gli amplificatori che fa passare dai 50 watt totali, quindi facendo lavorare l'amplificatore a pieno regime, ai 2 watt minimi e ad una terza modalità nel mezzo che si chiama SAG, che ricrea un po' quell'effetto sagging e quindi va ad agire soprattutto sull'attacco delle note, sulla compressione dell'attacco. Basta chiacchiere, adesso ci ascoltiamo tutti i suoni, ho provato a farvi una carrellata generale, ci sarebbe veramente tantissimo da esplorare all'interno di entrambi. Partiamo con la EL34, che è quella in generale un pochino più clean, un po' più scarica di gain, per poi passare invece alla 6L6.
compatta, sì, leggera anche, ma al suo interno c'è tantissima tecnologia, ve l'ho detto fin da subito, e soprattutto c'è il Cab Rig Simulator, che è la nuova tecnologia di SP sviluppata da Blackstar per la simulazione, per l'appunto, di cabinet. Cab Rig Simulator, che potete sfruttare collegando la testata al vostro computer o Mac tramite USB. Potete sfruttarlo anche semplicemente uscendo dall'uscita bilanciata XLR o dall'uscita con connessione jack, che vi permette anche di andare direttamente nelle cuffie, ma soprattutto Cab Rig Simulator che sfruttate tramite il software Architect di Blackstar. Con Architect cosa fate? Semplicemente vi create il vostro ambiente sonoro utilizzando anche più di due simulazioni di cassa separate, con simulazioni di microfoni, una simulazione di ambiente e quindi una gestione quasi totale del suono registrato dal Cab Rig Simulator, come se si fosse in uno studio di registrazione o comunque in un ambiente di registrazione. In definitiva, quindi, un amplificatore valvolare canonico con tutte le valvole al posto giusto, con la sua potenza più che sufficiente per coprire tutte le necessità del caso, 50 watt lo sono, un attenuatore di potenza integrato, connessione USB che vi permette di sfruttare la St. James come una scheda USB per registrare, uscita bilanciata che potete sfruttare come DI anche per del reamping o per utilizzare altri plugin, e soprattutto il Cab Rig Simulator che vi permette di usare l'amplificatore in maniera completamente silenziosa anche a casa, utilizzando tutti i suoi 50 watt e con delle simulazioni di cassa che rendano l'esperienza il più realistico possibile. Aggiungo anche una cosa che non succedeva con altre testate di qualche anno fa di casa Blackstar, come ricordo ad esempio l'HT5, che aveva già una simulazione di un'uscita con simulazione di cassa. La St. James si può utilizzare senza dover connettere obbligatoriamente il cavo cassa. Ho provato a farvi una panoramica generale di tutte le caratteristiche di questi nuovi amplificatori. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti, ma soprattutto ricordatevi che per tutte le altre caratteristiche tecniche e per una spiegazione anche un po' più approfondita trovate l'articolo sul numero di Guitar Club di maggio, in edicola adesso oppure online. Il link è in descrizione per l'acquisto sul nostro shop e per la lettura in digitale. Io sono Francesco, noi ci ritroviamo qua sul canale con un prossimo video. Fateci sapere cosa pensate di questi Blackstar St. James nei commenti qua sotto.